Vedere non basta, guardare altrimenti, i confini tra la terra e il mare, i confini tra la realtà e la finzione. Io chiamo Francesco Origo. C'è una battuta di Amleto, straordinaria, no? Quando lui lascia gli attori e ci riguarda e dice: non è mostruoso che quest'uomo qui, uno degli attori, no? Fingendo una passione, anzi sognandola, entri a tal punto in ciò che è immaginario da venir meno e diventare un altro, con le lacrime agli occhi, il viso sfatto, la voce rotta e le sue azioni, i gesti, tutto studiato per dar vita e forma a un'immaginazione. E tutto questo per niente, per Ecuba. Chi è Ecuba per lui o lui per lei, per piangerla a quel modo? E che farebbe lui con le mie ragioni e con in bocca le battute di ciò che provo io? Bagnerebbe di lacrime la scena, strapperebbe le orecchie con gridi che cadrebbero giù come fendenti, a non ridire i giusti, a dare orrore di se stessi ai colpevoli, a confondere i poveri ignoranti, a gettare tutti nello stupore e nella confusione, nel male di vedere, di sentire. E io, povero, tardo, opaco, triste giovannino dei sogni, io, inetto ad agire, non ho battute. Grande Willy, un applauso a William Shakespeare, grazie. Che cosa vuol dire il vecchio Willy in questo? Vuol dire che in quelle frammentazioni tra le righe, tra le righe della sua scrittura, dell'Amleto, ci rivela qualcosa che ha a che fare tra la coscienza e l'incoscienza. Cioè dà un'indicazione agli attori. È uno degli aspetti, uno dei tanti aspetti e delle stratificazioni dell'Amleto, una stratificazione che è un'indicazione, proprio il più grande manuale che sia mai stato scritto per il mestiere dell'attore. Che cos'è il mestiere dell'attore? Che cosa chiede un regista, no, a un attore? E che cosa si chiede un attore rispetto a ciò che deve fare? Deve usare due cervelli, un cervello cosciente e un cervello incosciente, che sarà quello che lo porterà a fare il personaggio. La parte cosciente dell'attore è quella che gli permetterà di studiare esattamente tutti i comportamenti del personaggio che dovrà interpretare, i suoi vizi, i suoi difetti, il suo point of view, il suo punto di vista, le sue miserie dell'altro. Lo dovrà studiare in maniera quasi matematica, quasi in un'equazione, quasi in un'integrale a tre derivate, dove l'X, Y e la Z diventano veramente delle incognite che gli permetteranno di costruire questa tridimensionalità che diventerà il personaggio. Lo studio è uno studio cosciente, è uno studio anche fatto, tante volte a me mi hanno domandato le solite domande imbecilli che ti fanno, ma come fate voi attori a imparare tutto a memoria? Noi non impariamo a memoria, io a scuola non imparavo niente a memoria, ho solo un primo frammento di O Cavallina Storna, poi non so cosa succede dopo. Eppure ho fatto l'attore per 25 anni e continuo a farlo, oggi sono 40 anni che lo faccio, l'ho fatto proprio intensamente e continuo a farlo più da regista che da attore. Ma al di là di questo, che cosa succede in questa razionalità dell'attore che deve appropriarsi di una parola scritta da un altro, riferita a un altro che è il personaggio e che deve diventare di un altro, non sua? Il rapporto è basato su due quasi emisferi del cervello, uno cosciente, che è questa razionalità, e uno incosciente, che diventerà l'agire teatrale. In questo rapporto, in questa linea d'ombra straordinaria, nella costruzione alchemica
di una grande alchimia, di una grande, quindi di un grande dosaggio di veleni che sono dell'animo umano, si crea l'altro da sé, che è il personaggio. In questo rapporto ci vuole un tempo per costruire questa relazione, questa strana, questo strano amore, odio, ci vuole un tempo infinito. Nello studio, come diceva Meyerhold, di ogni centimetro cubo del corpo del personaggio. L'attore scompare. L'attore presta il suo corpo, la sua voce, la sua sensibilità, la sua capacità artistica, ma soprattutto la sua sensibilità, nel diventare un altro. In questo passaggio il rischio è fortissimo. Il rischio è quello di impazzire. Quindi è un rapporto quasi patologico che si crea tra te, attore, col tuo mestiere, che devi pagare le bollette della luce, tirare su una famiglia e tutto quanto, e quell'altra cosa, che non è, nella migliore delle ipotesi, del duende, della perdita di coscienza, è sempre razionale. Quindi il processo di un attore diventa una relazione tra questi due elementi, fin quando non andrà in scena e avrà capito che mettendo a disposizione la sua psicofisicità, a disposizione, cioè a servizio del personaggio, entrerà a muovere la psicologia, va bene, ma soprattutto la psicofisicità del personaggio, cioè entrerà in una zona quasi di trance. È una trance controllata, stranissima. È quello che dice il vecchio Willy, e lo fa dire ad Amleto, perché lui che l'ha imparata a memoria soffre in quel modo, e io che soffro invece realmente quello che sta soffrendo, gli hanno ammazzato il babbo, la mamma è una troia, via dicendo, e non riesco a vivere, io non ho battute. È un'intuizione geniale di Shakespeare. Addirittura fa dire al più grande personaggio, uno dei più grandi archetipi, come diceva Elsa Morante, della storia della letteratura, che è Amleto, fa dire io non ho battute, e lo scrive l'autore. Quindi l'autore Shakespeare è assolutamente cosciente del fatto di questo passaggio. È già finito? Ed è fantastico. Vabbè, leggetevi l'Amleto. Grazie.